E allora, amici video, ascoltatori del Subotorebbe e altri politani, rieccoci per i tempi supplementari tra Cosenza e Catanzaro. Siamo al sorteggio, il sorteggio fa Croce. Vediamo che esce. Pierpaolo Triglia effettua il sorteggio e esce Croce. Croce. E quindi che cosa sceglie? Palla. Attenzione. Palla e campo Campo, il Cosenza, quella. Ricordiamo attenzione. le Si formazioni. posizionano. Le formazioni. Allora, il Cosenza non ha cambiato nulla, quindi Micà in porta, Giampi, Camporese, Meroni, Frabotta, Praslik, Florenzi, Mazzocchi, Marras, Tutino e Forte. Il Catanzaro, Fulignati, Scognamillo, Brighenti, al posto di Antonini è entrato il primo del secondo tempo, Krajnc. Poi abbiamo Situm, Pompetti, Pontisso, Sounas, Van de Putte, Biasci e Iemmello. I gol prima di Biasci e poi di Tutino. Si posizionano le squadre, la tensione è molto forte e Sì, palpabile. decisamente. 5 minuti a tempo, quindi diciamo che il servizio sarà di primo e secondo tempo terzetto. Certo, infatti, ovviamente. Quindi Ricordiamo che chi perde verrà fustigato in pubblica piazza. no, attenzione, chiunque dei due perdesse, soltanto un applauso dobbiamo fare. Santiago, E allora ovviamente. è partito il primo tempo supplementare. Presa. Presa. Un tocco millimetrico. Sul classico gioco. Siamo un po' in il numero 20, il numero 10 e il numero 9, quindi è Tutino e Forte. Che si scambia la palla, ottimo aggancio, non ha dato il tempo Punizione, al punizione, punizione. calcio, E qui c'è un fallo. Sì, questo molto molto corretto. E vediamo adesso come sfrutta il Catanzaro questa azione in attacco. Si va a infrangere Cosenza. sul muro difensivo Cosentino. Ricordiamo una cosa importante che rispetto al attenzione però, il Cosenza però regala in questo momento una rimessa laterale al Che Catanzaro. non è il momento adatto per regalare No. cose. Vediamo adesso come Peccato, scelta sbagliata da parte del Però è il terzo tocco. sì. È il terzo tocco. Quindi vediamo cosa fa. Confidiamo che non faccia falli. Eh, Posiziona la palla anche avanti, attenzione al fallo avversario. e Sì, cioè, questo arriva, e arriva, lo sapevo e perché purtroppo era in linea. arriva. E da un attacco possibile si va Qua a fallo. spostamenti, sì. due spostamenti del Aspetta, Catanzaro. sposta questa. Ottimo. E volendo, Andrei, attenzione, riparato. Posso fare può questo? spostare dal fuorigioco. Perché? Sì. Perché Ma io l'avevo fatto prima però, in modo da non dover certo. far fare un altro tocco Esatto. Attenzione all'avversario. però. Ma sono sempre. Vediamo cosa succede. Ottimo. Però deve essere un po' più veloce di questo Sì, Catanzaro. ci ha Cosa pensato. semplice. Attenzione. Può farcela, ricalandola. Vediamo. Sì, ce l'ha fatta. Messa Laterale però, giusto, l'ho visto bene. Laterale. Ha sempre guadagnato, sempre uscito da una situazione abbastanza scabrosa. Il Cosenza è molto scaltro nel. Sì. Vedi come fa. E Sono si mette pressi bene. in tutto campo. Attenzione però adesso il Catanzaro è il Catanzaro però ha pochissimi uomini. Vediamo che cosa succede vediamo troppo lento No, no.
Guarda di testa. Però cioè abbiamo il 5 che abbiamo sempre via. Una linea. Eh sì, però vedi. Ce n'è sempre uno. Grande uscita. Uno. No! Ah, attenzione, tiro, attenzione al Catanzaro, attenzione al Catanzaro che se passa sì, questo pallone è tutto scoperto, attenzione. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, sì. Devo rientrare? Sì. Non... sì. Come vuoi? Come vuoi? Sì, se vuoi rientrare rientra. Sì, rientro. Non lo so. E allora, peccato. Angolo, ti ottiene l'angolo, era lì di tiro. Però forse io un'altra cosa l'avrei fatta. L'avrei fatta, avrei preso la palla e poi dopo. E no, magari spingendola in avanti, oltre il giocatore lo rimettevi in gioco. Adesso abbiamo il primo calcio d'angolo di questi tempi supplementari a favore del Catanzaro. Sì. Sono sempre supposizioni quelle che facciamo, attenzione. Bravo. Esco. Sì. Esce fuori gioco. Geniali. Ma purtroppo perde sempre un attimo. Vediamo. Grande. Catanzaro, Catanzaro, attenzione. Catanzaro. Prova il tiro magico. Mikai, sì. Preso. Catanzaro. Catanzaro. Può rientrare ovviamente che è troppo lontano. Fine primo tempo supplementare. Allora non andiamo subito in commento di questo primo tempo. Sì, decisamente un po' più contratte le squadre, secondo me. Beh sì, ma 5 minuti poi non si dà neanche il tempo di sviluppare. Guardiamo che 5 minuti è la proporzione, cioè, certo, ricordiamo che se noi diamo 15 minuti a tempo è chiaro che non se ne esce più. Certo, ovviamente proporzionalmente è il minutaggio corretto. Adesso ricordiamo che si inizierà il secondo tempo supplementare, nonché decisivo, con il Catanzaro. A questo punto il Catanzaro, pareggiare o perdere è la stessa cosa, perché sappiamo rispetto a quella di Mello, sappiamo dal nostro regolamento che non si gioca come nella realtà, certo, due partite andata e ritorno, ma si gioca una sola partita. E quindi se finisce questo secondo tempo, certo, in parità, mi spingerei infatti un po'. Sarà il Cosenza e quindi festeggerebbe Luca Giannelli la Serie A. Ma è ancora lunga, è ancora lunga. 5 minuti sono tanti, Tutto può succedere. Due. Pensiamo di allungare un po' troppo. Tre. Tenta, ok. Pressing alto, immagino il 2. Ottimo. Buono, è sempre Catanzaro, però adesso che ci fa? Si andrà a infrangere sulla barriera. No. Bello, bello. Bene. Una soluzione. No. Buono, lo porta. No, peccato. Non può neanche muoversi. Fortunato, no? Perché ricordiamo, se tocca le barriere ha un turno di stop. Attenzione che è lì, però abbiamo ma c'è tutto, allevato. È stato furbo il Catanzaro. Ah, punizione. No, quello lo posso mettere anche sì. Okay. Ottima scelta. Buono. Però è un tiro telefonato. È un tiro telefonato. Troppo lento. Però e con attenzione. Si fulmini, attenzione. Si butta tutto in avanti. Certo, ormai non rimane che questo. Però attenzione, perché. Sì, sì. Sì. Sgancia. Può tirare? Grande. È stato fulmineo. Peccato. Peccato. Attenzione che c'è un uomo da solo. E sarà preso mobilmente.
lanciato il contropiede. Sì. Tenta l'azione solitaria. Terzo tocco. Terzo tocco. Certo, tutto chiuso, eh? Tutto chiuso, tutto chiuso. Vediamo la soluzione scelta. Ah, ecco. Perfetto, come. Ancora Calanzaro. Sì, buonissimo. Calanzaro. Ottimo. Preso, allora. Preso. No! No! Grande, non si è alzata la palla, non si è alzata la palla. Ottima parata. Ma la preparazione era stata favolosa. Io riposizionerei la squadra. Attenzione, vediamo un attimo. Palla fuori. Passa, passa. No, no, però si è posizionato male, si è posizionato quasi. Sai che cos'è? Attenzione al contropiede. Sì. Io cambierei il gioco se tu fossi in grado. Bravo, giustamente va in quella direzione. Due. No, no, se l'è fatto la sua sola, un gol di Fulignati e a questo punto è il Cosenza a 40 secondi dalla fine. Vedi, gol mangiato, gol subito. E a questo punto Io il numero 5 Camporese dà quasi con la certezza matematica la vittoria, o comunque anche se pareggiasse, diciamo che in questo la momento qualificazione, la Serie A per adesso perde soltanto tempo il Cosenza. Non so se ci sarà un minuto di recupero. Non c'è nessun recupero. Peccato perché 10 secondi, forse c'era addirittura un'altra azione. E fine. Complimenti a tutti e due, complimenti a tutte e due. E allora presidente, gli abbracci. Gli abbracci. Favolosi, bravissimi. Allora. E allora possiamo dire che possiamo andare subito alle interviste. Alle interviste. La cambio guarda. E allora facciamo così. Massimo. Sentirà la più finale. Finiamo le interviste finali.